A conclusione del ciclo di incontri e dei laboratori del progetto Napoli da degrado a bene comune, tenutisi da gennaio ad oggi, sono stati presentati all'amministrazione comunale, alla presenza di Salvatore Borsellino, i risultati elaborati dai cittadini. Abbiamo seguito con molta attenzione questo progetto, uno sull'appartenenza, quindi appartenenza a questa terra, l'orgoglio di migliorarla, di farne ogni soggetto un piccolo sindaco della nostra città, e l'altro tema è il lavoro, quindi mettere esperienze in rete con creatività e innovazione. Molto bella questa, perché è un'esperienza di cittadinanza attiva tra il centro culturale Gesù Nuovo e le agende rosse insieme all'amministrazione comunale. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Culturale Gesù Nuovo in collaborazione col Movimento Agende Rosse Campania. I lavori di gruppo, aperti a tutti, sono stati finalizzati alla realizzazione di proposte concrete e fattibili, un esempio vero di cittadinanza attiva nel quale non ci si limita alla parola e alla critica, ma si passa ai fatti, alle proposte concrete e all'assunzione di responsabilità da parte dei cittadini. Il garante dei risultati e dell'applicazione delle proposte sarà proprio Salvatore Borsellino. Quando un anno fa Luigi De Magistris mi fece l'onore di conferirmi la cittadinanza onoraria di Napoli, io dissi che ne ero particolarmente felice, perché Napoli l'ha stata da sempre, da ragazzo, la mia città ideale. Perché questo io devo venire a imparare a Napoli, l'amore che voi napoletani avete per la vostra città. A Palermo non c'è la stessa cosa, a Palermo sì, c'è il fatto per me, nei napoletani, per la loro città, io ho tutto da imparare per voi, e quindi io nello sforzo